Consigliere Romeo, quali sono le priorità per il territorio di Monza? Ieri abbiamo approvato in Consiglio regionale una mozione che ovviamente prevedeva tante argomentazioni, tante problematiche del territorio brianzolo, ma in particolare due questioni che sono assolutamente prioritarie. Primo, la pedemontana. Sappiamo che la pedemontana si farà tutta entro il 2018, una buona parte di questo intervento entra in maniera, diciamo così, abbastanza importante sul territorio di Monza e Brianza, e quindi verrà istituito un tavolo, anzi è già stato istituito un tavolo con tutti i comuni per far sì appunto che i lavori procedano e che ci sia quindi un'informazione adeguata sull'opera e su tutte le questioni legate, insomma, che sappiamo bene tutti i fastidi, le problematiche che ci sono quando un'opera così importante entra su un territorio. Dall'altra parte, altro tema fondamentale, è la questione dell'autodromo. Noi sappiamo tutti che nel 2016 scadrà la convenzione con la Federazione Internazionale, e quindi lì bisogna assolutamente tentare la strada del rinnovo. Quindi si rischia di perdere il Gran Premio. Quindi la Regione ha dato la disponibilità ad entrare nella proprietà ed essere parte attiva per garantire il proseguimento dell'autodromo di Monza. Però per poterci entrare noi abbiamo bisogno, come Regione Lombardia, che il governo Renzi ci dia la defiscalizzazione, perché entrare in proprietà con le regole attuali significa spendere tanti di quei soldi che poi non avremmo più, come si può dire, per l'investimento sull'autodromo e per tutto quello che serve per far sì che il Gran Premio venga mantenuto. Quindi che il governo Renzi si muova, e quindi ci aspettiamo ovviamente, e la mozione andava in questa direzione, che da Roma arrivi un segnale positivo che possa salvaguardare il nostro territorio. Maroni in prima persona si sta impegnando, ovviamente, però insomma è una piccola regoletta, defiscalizzazione, poi ci pensiamo noi, voi fatecela defiscalizzate come governo e la regione ci metterà lei i fondi necessari per garantire la prosecuzione del Gran Premio di Formula 1 a Monza.